In questo video Don Giorgio spiegherà molto bene come possiamo vivere il nostro quotidiano facendo degli esercizi che sono, come avete letto, degli esercizi spirituali che arrivano dalla filosofia antica, perché la filosofia antica è da distinguere da quella attuale, da quella moderna, dall'ultima parte della filosofia che è diventata così tecnica, così fredda, così solo per chi è addetto ai lavori. La filosofia antica è qualcosa invece che prende dentro, è l'arte di vivere, è il formarsi attraverso questi esercizi che sono spirituali. Perché vogliono dire che fatti tutti i giorni portano il nostro interiore, il nostro spirito a andare avanti e sono fondamentali proprio per il nostro quotidiano, per la nostra vita, per star bene, perché ci fanno evolvere. E sono qualcosa di magari anche non facile, ma che servono. Poi Don Giorgio spiegherà anche proprio bene tutto cosa vuol dire e credo che sia fondamentale poi accostarsi anche a questo grande francese che è Adot. E come lui ci fa capire la vera filosofia antica, che non ha niente a che fare con quella di oggi. Soprattutto in questo tempo di emergenza, in questi tempi, in questi mesi di emergenza, si sono consigliati tanti libri da leggere in casa. Poi ognuno ha i suoi gusti. Secondo me il momento opportuno anche era il momento ed è il momento opportuno per riflettere. Non per leggere romanzetti, eccetera, eccetera, no? Di poco conto che dicono niente. Vabbè. Mare diverto, no? Chiaro, no? Nel leggerli si diverte, ci si diverte. Ecco, io vorrei consigliarvi due libri, anche se poi non è questo il mio scopo, ma perché in questi due libri cercherò di trovare un qualche cosa di veramente essenziale. C'è un autore francese, un filosofo, scrittore francese, ancora vivente, anche se ha una certa bella età, che si chiama Pierre Hadot, il quale ha scritto diversi libri, tutti interessanti, ma due in particolare che ho letto e che vi propongo. Il primo è Esercizi spirituali e filosofia antica. Il secondo è che cos'è la filosofia antica? Ebbene, in questi due libri sostiene che la filosofia è nata, pensate, è nata nell'antichità greca come stile di vita, saggezza intesa come saper vivere. E non come mera riflessione, puramente come una riflessione teorica, fine a se stessa, così si pensa un po' alla filosofia, no? Quale invece ha preso a svilupparsi a un certo punto nella storia occidentale. La filosofia serve a trasformare l'essere umano nella vita quotidiana, ogni giorno. Serve alla trasformazione dell'essere umano nella nostra vita di tutti i giorni. Scrive Adot che, testuale parole, le opere filosofiche dell'antichità non erano composte
per esporre un sistema, ma per produrre un effetto formativo. Il filosofo voleva far lavorare lo spirito dei suoi lettori o ascoltatori, perché si ponessero in una certa disposizione. Se la filosofia antica propone all'essere umano un'arte della vita, notate le parole, invece la filosofia moderna si presenta come un sapere tecnico riservato a specialisti o comunque a pochi addetti ai lavori. Adò critica aspramente quei filosofi moderni che vedono nella filosofia un puro sistema di proposizioni astratte e lontane mille miglia dalla vita concreta con tutti i suoi problemi reali. La filosofia dunque non nasce come un discorso neutro e distaccato che il filosofo costruirebbe al puro scopo di esaminare i diversi oggetti che cadono nella sua riflessione, fissando poi tale elaborazione speculativa in scritti destinati a un uditorio specialistico. Lo ripeto, Al contrario, la filosofia prende anzitutto forma nelle diverse scuole dell'antichità come una vera e propria arte di vivere, per lo più comunitaria e sotto la guida di un maestro. Dunque, formare gli animi piuttosto che informarli è il fondamento su cui si basa l'idea degli esercizi spirituali. E qui arriviamo. Nell'espressione esercizi spirituali bisogna considerare tanto la nozione di esercizio, la prima parola, no? Quanto il significato del termine spirituale, la seconda parola, esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali non sono dunque un qualcosa di concettuale. Si chiamano esercizi spirituali perché sono anzitutto degli esercizi, cioè una pratica, un'attività, un lavoro su se stessi. Qualcosa che si potrebbe definire una ascesa di sé. Sebbene tale espressione faccia oggi pensare piuttosto a quell'opera emblematica della devozio moderna che sono gli Esercitia Spiritualia di Sant'Ignazio di Antiochia, di Loyola, scusate, Adò la utilizza per designare la concezione originaria della filosofia come trasformazione di sé. Il latino exercitium rende adeguatamente il greco askesis, da cui ascesi. In quanto indica un'azione che non solo richiede sforzo, ma è soprattutto capace di produrre nel soggetto che la compie un'attitudine potenzialmente incrementale alla ripetizione di essa, modificando così il soggetto stesso nella sua capacità di compiere la medesima azione. Si cresce, no? Non è una pura ripetizione. Esercitarsi implica dunque che ci sia qualcosa da fare, da eseguire. Gli esercizi spirituali autentici sono vuoti se non sono messi in pratica. E quindi c'è
necessariamente una dimensione pragmatica di questi esercizi. Gli esercizi spirituali fanno parte della nostra esperienza e si sono sperimentati. Qui già capite che l'enorme differenza tra quello che noi riteniamo oggi, no? Gli esercizi spirituali, quando i preti una volta all'anno, magari ogni 5 anni, non lo so quando, no? Ecco, vanno via dalla parrocchia per una settimana, si ritirano in un ambiente, lì c'è un predicatore che predica gli esercizi spirituali, è un'altra roba. Non confondiamo le cose. E quelle lì magari servono proprio a niente. Ma questa è un'altra cosa di cui parla Do, di cui parlavano gli antichi filosofi greci. È un'altra roba. Per di più, il filosofo francese Ado non usa il termine spirituale nel senso di religioso, quante volte l'ho detto, o di teologico, dato che gli esercizi religiosi sono soltanto un tipo molto particolare di esercizi spirituali. Perché allora il termine spirituale? Ado ha scelto di caratterizzare questi esercizi come spirituali solo dopo aver scartato altri aggettivi. Infatti, le espressioni esercizi intellettuali o esercizi morali avrebbero reso solo parzialmente la ricchezza di significato dell'idea. Intellettuale non avrebbe coperto tutti gli aspetti di questi esercizi e morale avrebbe potuto dare l'impressione inesatta che si trattasse di un codice di buona condotta. Come Ado ha detto chiaramente, sue parole, la parola spirituale permette, a nostro avviso, di far capire come tali esercizi sono opera non solo del pensiero, ma di tutto lo psichismo dell'individuo. Importante. L'espressione include pertanto il pensiero, l'immaginazione, la sensibilità e la volontà. In sintesi, usando le stesse parole di Ado, si può dire che l'esercizio spirituale è una pratica destinata ad operare un cambiamento radicale dell'essere. Lo storico francese Ado cerca poi di individuare quali fossero in concreto quegli esercizi spirituali che la filosofia antica ha ritenuto capaci di operare quella trasformazione di sé nella quale consiste la filosofia. Sebbene non esista nessun trattato antico specificatamente dedicato a tali esercizi, ci sono non di meno pervenuti alcuni elenchi nei quali troviamo la ricerca, l'esame approfondito, il governo o dominio di sé, la lettura e la scrittura, l'ascolto, l'attenzione, la memoria, la meditazione. Beh, l'elenco non è completo né sistematico, perché si tratta di pratiche che venivano tramandate nelle scuole filosofiche per lo più oralmente. Più semplice, in un certo senso, è individuare alcune aree tematiche che facciano da sfondo comune di alcuni esercizi spirituali. Ado stesso individua 4 di queste aree. Primo, imparare a vivere. Secondo, imparare a dialogare. Terzo, imparare a morire. Quarto, imparare a leggere. I diversi esercizi spirituali, sia che vengano attuati all'interno di sé, come la meditazione, l'attenzione, eccetera, oppure in rapporto con un altro, come il dialogo e la guida del maestro, o attraverso un qualche strumento naturale, come la scrittura, sono in ogni caso mezzi a servizio di un unico fine: il progresso, il miglioramento o perfezionamento del soggetto che li compie.
tale perfezionamento comporta un'autotrasformazione mirante a un governo padronanza di sé, che si realizza nel proprio animo, spiritualmente, come un dirigere ordinatamente le proprie rappresentazioni, di contro all'essere trascinati in qua e in là, in balia dei fortuiti condizionamenti interni o esterni. In una parola, si tratta di diventare liberi. Ecco, una parola in più la vorrei spendere sulla lettura, interessante, quello che dice Adò. Se leggere è un esercizio spirituale, noi dobbiamo imparare a leggere, ossia, scrive, fermarci, liberarci dalle nostre preoccupazioni, ritornare a noi stessi, lasciare da parte le nostre ricerche della sottigliezza della originalità, meditare con calma, ruminare, lasciare che i testi ci parlino. A questo proposito si rifletterà sulla straordinaria citazione di Goethe, che egli sceglie come conclusione del capitolo Esercizi spirituali. La gente non sa quanto tempo e quanto sforzo costa imparare a leggere. Mi ci sono corsi 80 anni e non sono neanche in grado di dire se ci sia riuscito. Leggere è un'attività di formazione, di trasformazione di se stessi. E secondo le indicazioni di Adò, non si dimenticherà che gli esercizi spirituali non si limitano a un ambito particolare della nostra esistenza, essi hanno una portata molto ampia e penetrano nella nostra vita quotidiana. Ho cercato di essere anche abbastanza chiaro. Leggete questo libro, no, scritto da Adò, che veramente merita di essere letto, ma insieme anche l'altro, no? Perché veramente noi troviamo qui l'essenza della filosofia antica. Poi è cambiato. Oggi questi filosofi non ci capite niente quando parlano, quando dicono. Non vi danno niente. I filosofi greci davano, vi aiutavano a crescere e a vivere, trasformando noi stessi dal di dentro. Ecco l'importanza. E certo che questo occorre, no? Per fare questo occorre degli esercizi, no? Bisogna fare qualche cosa. Ecco, quindi indicavano dei mezzi, no? Questa è la cosa importante. Vorrei che qualche prete milanese capisse queste cose e non dicesse delle stronzate come dice. Ma fin quando noi rimaniamo all'esterno di noi stessi, no? All'esterno di una... È chiaro, la religione è già qualche cosa di esteriore, la Chiesa è già qualche cosa di esteriore. Ma se noi vogliamo entrare dentro noi, a parte il Vangelo, ma sappiamo che Gesù Cristo è venuto dopo gli antichi filosofi greci. Simone Weil diceva che il cristianesimo, non lei che era un'ebrea di origini ebraiche, diceva che il cristianesimo non proviene dall'Antico Testamento, del mondo ebraico, ma dal mondo greco. Questi filosofi greci, che ci hanno insegnato e ci insegnano ancora, basta leggere i testi, a vivere, a scoprire quello che abbiamo dentro di noi. Questo significa vivere, non carnalmente fuori, vivere dentro. Pensate agli esercizi spirituali che fanno i preti, no? L'ho già detto prima. Vanno via una settimana, sentono prediche, no? Che bisogna fare questo, bisogna fare quello, che bisogna pregare, che bisogna eccetera, eccetera, no? Le virtù, le mie virtù, tutto cose esteriori, c'entra niente. La settimana poi tutto si dimentica.
questi esercizi spirituali, no? Come li chiama Adò e come? No, ecco, troviamo nella filosofia greca antica. Aiutano a vivere perché tutti i giorni bisogna esercitarsi nel crescere, nel far sviluppare il nostro essere interiore, a farlo maturare. Ecco cosa significa, no? Poi la mistica parlerà di distacco, no? Eckhart dirà bisogna staccarsi a tutto ciò che è inutile e togliere, altrimenti come si fa a crescere, come si fa, è chiaro, no? Ma del resto anche la mistica diceva questo, parlo della mistica medievale, di mistici, grandi mistici medievali, e dicevano, no, che è un lavoro di tutti i giorni esercitarsi nel dare via libera allo spirito che abbiamo dentro di noi, permettere di svilupparsi, no? Poi dopo noi va bene, crediamo, non crediamo, eccetera, eccetera, no? Ma ognuno c'è il suo mondo in cui credere, ma non puoi rifiutare il mondo tuo interiore. Ogni essere umano ha dentro di sé questo mondo interiore che va fatto crescere, proprio se vogliamo vivere da essere umano.